alcune cose molto brevi, riprendendo questo fatto dell'assemblea di oggi, che secondo noi è un'assemblea che è iniziata, è stata indetta a partire da un percorso, in particolare all'interno del pubblico impiego, da un'assemblea fatta nel pubblico impiego che abbiamo fatto il 30 marzo al Catasto di Padova, aperta ai delegati di altre situazioni, e da cui è venuta fuori proprio la volontà di oltrepassare una logica da sigle di appartenenza, ma di porsi proprio in un terreno più ampio che vada a costruire, a dare un contributo rispetto ad uno sciopero generale territoriale a partire dal territorio, e che sappia veramente incidere, ma a partire anche da un concetto molto semplice che viene oscurato, che non ci sono, che l'articolo 18, la questione che è immediatamente valido, diciamo, no? Per cui anche le sue modifiche vanno a incidere anche nel pubblico impiego immediatamente, è un dato sostanziale. Noi vediamo purtroppo che per ora le iniziative, le mobilitazioni sono partite solamente nel privato. Noi come pubblici dipendenti siamo fermi, dobbiamo dire la verità. Non a caso l'assemblea che abbiamo fatto al territorio di Padova l'abbiamo fatta e in strada, proprio perché abbiamo voluto assumere questa forma che ci sembrava immediatamente, come si dice, di comunanza con quello che sta facendo anche i metalmeccanici, e rispetto a questo era anche una rottura, cioè proprio nel farla non erano i contenuti che abbiamo portato. Abbiamo anche prodotto un documentino proprio su questo aspetto, diciamo, no, dell'articolo 18 per quanto riguarda il pubblico impiego, ma proprio del fatto che non ci sono due tempi anche nell'iniziativa: il tempo dell'iniziativa del privato e il tempo dell'iniziativa del pubblico. La logica di Patroni Griffi, che dice affrontare dopo la modifica rispetto al pubblico dipendente, ma ve lo immaginate voi il licenziamento economico nel pubblico impiego? Cosa significa? Fanno una strage, voglio dire, no? Ma è ovvio questo, no? E stanno creando le basi per questo. Non a caso alcuni giorni fa era apparso un articolo in cui Fini su Repubblica parlava, no, dell'esempio della Thatcher, degli 800.000 licenziamenti nel pubblico impiego in Inghilterra. Voglio dire, gli esempi sono di questa portata, sono di questi numeri. E allora io credo che a maggior ragione, voglio dire, abbia avuto senso fare questa proposta. Ma arrivo subito, io credo che questa assemblea da una parte è, per fare una battuta, un po' una fine, no, di un tipo di percorso che è stato quello che l'ha indetta, voglio dire, per diventare qualcos'altro. Cioè il fatto che siamo qua, io credo, e dopo, lo dico subito, dopo sicuramente Antonio interverranno in maniera più approfondita, ma dopo la bella assemblea della FIOM a Bologna, cioè il fatto delle assemblee territoriali, voglio dire, io credo che quella di oggi, ma poi lo verificheremo insieme, lo discutiamo insieme, può essere la prima assemblea territoriale per costruire insieme con passione lo sciopero generale che va a porre, sì, a partire dall'articolo 18 come paradigma dei diritti, ma che ti pone il problema di quello che è complessivamente dal reddito garantito alla questione degli ammortizzatori sociali veri, ad a lavorare meno, lavorare tutti, a che tipo di riconversione fare. Per cui sono tutti questi aspetti che hanno tutti uno stesso tempo, non tempi diversi. E allora se noi riusciamo a far trasmettere questo, e che da un insieme, no, anche di soggetti diversi, che è l'assemblea di oggi, nasce, diciamo, questo tipo di proposta. E poi vi dico la verità, anche come si dice, no, il richiamo che faceva prima Stefano, no, allo statuto dei lavoratori, no? Noi abbiamo una legge che è di 42 anni fa, cioè in realtà questa legge è ancora attuale, va sicuramente, vanno estese, perché l'articolo 18, l'unica critica che mi sento di fargli in maniera pesante, che va esteso a tutti, non può essere che è solamente di una parte, voglio dire, no, al di sopra di una certa soglia numerica. Questa è l'unica cosa, per il resto è attualissimo, no? E come è vero che tutti i meccanismi che chiamano di sterilizzazione eccetera, in realtà è l'abolizione dell'articolo 18. Ecco, io chiudo qui. Credo che anche la proposta che poi che faremo, quella di dire che il 20 maggio, che è l'anniversario di quella che è stata 42 anni fa lo statuto dei lavoratori, voglio dire, effettivamente una data importante su cui ci deve vedere mobilitati ovunque.